Eccoci qua, zia. Eccoci qua, finalmente ti faccio la torta. Sei contenta? Un poco, perché sono stanca. Mi piace sempre parlare con le commedie. Allora, abbiamo comprato il burro. Sì. Quello più economico che sia. Perché tutto quel burro lì? Perché serve per la torta. Ma tutto quel burro lì si deve mettere? No, metà. Devi prendere un piccolo. Tieni ben tu quello che avanza. Dopo abbiamo comprato yogurt della Müller, More e Lamponi. Vediamo gli yogurt che... Adesso scommettete che la zia rugna. Adesso vediamo cosa che non gli va bene. Vediamo, adesso legge. Müller. Non gli va bene, tenti. Cosa vuol dire Müller? È la marca. Eh? La marca Müller. Ah, la marca Müller. E infine abbiamo preso la torta della Cameo, torta allo yogurt, fresca e cremosa, senza cottura. Adesso mi metto in cucina e gliela preparo, e dopo la zia la mangia. Ci fa anche per tutto. Ovviamente abbiamo anche lui, il mixer della Moulinex. Ovviamente, come sapete, io faccio la Paleo Diet, sono contro queste minchiate, però per far felice la zia si fa uno strappo alla regola, tanto mangia lei. Contenta? Contentissima di mangiare il dolce fresco. Hola. Con questo caldo. Adesso vado a cucinare. Allora vai a prepararlo, che io tanto aspetto. Cominciamo. Allora, preparazione del fondotorta. Mettiamo a fuoco. Montare lo stampo seguendo le istruzioni e trasferirlo sul piatto. Sciogliere il burro, bla bla bla, bon. Porre in frigo per almeno 10 minuti. Cominciamo. Facciamo sciogliere il burro nel pentolino. E nel frattempo che il burro si scioglie, noi apriamo la confezione del fondotorta, perché dopo dovremo mettere il contenuto della busta nel pentolino con il burro fuso, mescolare il tutto e riporre questo impasto qua dentro e mettere il fondotorta in frigo intanto a raffreddarsi. Eccolo lì, il fondotorta è pronto e lo mettiamo in frigo. Tanto la zia lecca il cucchiaio, furbaciotta. Vediamo qua. Adesso vediamo, secondo punto, autofocus, preparazione della crema, versare lo yogurt freddo in frigorifero in una terrina, aggiungere però della crema, mescolare, distribuire la crema sul fondo e livellarla con un cucchiaio. Bene, procediamo. Abbiamo messo lo yogurt e l'impasto per la crema che era nella seconda busta nella terrina, dato giusto una mescolata con un cucchiaio e ora 4 minuti alla massima velocità. Crema pronta, eccola qua. Guardatela che bella che è. È un profumino proprio. Ma tanto non la mangio io, la mangia la zia. Adesso vediamo cosa dice. Distribuire la crema sul fondo della torta. Va bene. Andiamo a prendere il fondo torta dal frigo. Intanto la zia sempre che raspa. Raspa, lecca tutto lei. Ecco qua il fondo torta. Nel frattempo si è raffreddato e ci mettiamo la crema sopra, cioè dentro. Fatto. Allora, punto 3, finitura. Con l'aiuto di una forchetta praticare sulla superficie della torta delle righe ondulate e decorative. Dopo la mettiamo in frigo e prima di servire stacchiamo l'anello, bon bon bon, e dopo si mangia, cioè la zia si abbuffa. Facciamo le onde decorative. Prendiamo la forchetta.
vediamo di provare a fare ste onde decorative. Ah, viene una roba qua. Forse era meglio prima. E adesso la mettiamo in frigo. Oh, non sta andare a mangiare la torta di nascosto in frigo, eh? Adesso la metto in frigo, rimane là, eh? Ma è posto, c'è. Sì, posto c'è. Tu non sta andare a toccarla di nascosto. Che ti conosco a te. Guarda, che io vado a toccarla, non tocco io. Adesso la mettiamo in frigo. E lì rimane. Intanto la zia come sempre mangia. Era pronta la torta, zia? Messo di zio. Sì, hai gola di mangiarla? Anche tanta, no? Perché sono stanca. Vediamo qua se la torta è pronta. Eccola qua. Mi darei la ricetta mai da far dimagrire oggi. C'è perché? Com'è? Era duro, già indurita, sì. Tagliamo? Vabbè. Guarda, ci sono 3 euro qua per gli us. Ma dopo, sta buon zia, dai che facciamo il video. Allora, togliamo la corona. Vedete la mia cucchiaina, beh. Ciappè. Aspetta. Dov'è il cucchiaino? Non hanno mia cucchiaina. E dove la Ise? Il suo cucchiaino. Tagliamo allora. E mangi tutto? No. E allora? Le fai la truffata? Mi tormentavi tanto che la volevi. E io te l'ho fatta, no? Mi tormentavi tanto che la volevi. Fammi la torta, mi dicevi. No. Mi ricordo che dicevi. Sei furba tu. Mi dicevi sempre, quando mi fai quella torta tanto buona? Ma non la tieni con della torta, mi pare tu. Ma no, nel frigo, zia. Va messa nel frigo. Ti diamo una fetta piccola. Sai perché? Dai, vedere se è buona, su. Metti via la corona, lì. Dai zia, molle lì. Amica. Dai che la borsa è caduta. Non stai qua. Ma dopo. Mangia la torta che vediamo se è buona, dai. Ci ho messo abbastanza veleno dentro. E si è avvelenata zia? Mangia. Buone. Com'è? Buone. E come la volevi tu? Non so io come la volevo io, non so più. Ma sei contenta insomma? È buona. Ma mangia anche il biscotto lì, il fondo, no? Mangia anche quel pezzo lì, quello lì croccante. Che contrasta la morbidezza della crema, no? Buone, bravo. Contenta?
Bravo. Oh là, una volta tanto che mi dici bravo. Eh? Dammi un bacino, su. Ma è poco sporca adesso, va là. Quindi, un saluto a tutti. E alla prossima. Sì.